Qualcuno per caso ha detto secondo vlog del canale? Ebbene sì ragazzi, ci siamo. Bene a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video vlog. Ebbene sì ragazzi, il mio secondo video vlog. E peraltro anche questa volta vi porto la mia primissima esperienza. Perché come avete visto dal titolo e dalla miniatura ragazzi, oggi finalmente dopo tantissimo tempo, perché è qualcosa che volevo fare veramente da anni ma non l'ho mai fatto, andrò a fare il mio primissimo tatuaggio. Ovviamente non vi spoilerò cosa andrò a fare, anche se potreste arrivarci se siete veramente bravi, forse ho anche degli spoiler comunque durante le mie live, ma vedremo comunque dovete vedervi tutto quanto il video. Ovviamente ragazzi non ve lo so neanche dire, ho un minimo di ansia, anche perché mi sono svegliata con un mal di pancia assurdo, una nausea assurda, e sapete qual è la cosa divertente? Che mi aspettano 40 minuti di Uber. 40 minuti di Uber! 40! Cioè non so se mi spiego ragazzi, 40 minuti di Uber, quindi sarò sicuramente male. Spero di arrivare in condizioni comunque decenti e di riuscire a vloggare tranquillamente. C'è un piccione che mi sta guardando e ora ve lo farò anche vedere. Guardate che piccione ragazzi. Piccione maledetto. Bene ragazzi, ma comunque sono stra in hype e stra in ansia. Adesso peraltro devo anche correre perché sennò si fa troppo tardi. Quindi ragazzi, godetevi questo viaggio insieme a me e spero ovviamente che questo vlog vi possa piacere. Quindi ragazzi, let's go. Ok ragazzi, finalmente siamo arrivati a destinazione, il viaggio è andato abbastanza bene, il tassista è stato molto bravo, ma adesso ragazzi vi presento una signorina che non avete mai visto qua sul mio canale, la signorina Nana. Quanto sono spessa? Per niente, zero. Sono fortissima. Allora, ansia? Zero. Ansia? Parecchia. Non è vero, ne ho zero. Non è vero. No, devo essere sincera, per essere comunque la mia prima volta che vado da un tatuatore a fare un tatuaggio, comunque devo essere sincera, io ok che non sono ancora dentro realmente, però non ho ansia, nel senso sto abbastanza bene e sono soddisfatta del fatto che non abbia la nausea a causa della macchina, quindi... Raga, si sta cagasburando. Quindi ragazzi, ora andiamo dentro, vi faccio vedere un pochettino il locale e vi faccio conoscere anche il proprietario del locale, quindi sono molto curiosa, venite con me ragazzi, andiamo. Si entra ragazzi. Sono pronta, andrò per prima io e sarà divertente. Così secondo me è molto figo. Bene ragazzi, siamo finalmente qua in studio, siamo qui con Zaschi. Siamo ragazzi pronti, mi ha in realtà già fatto il disegno, non so che nome ha, lo stencil, però ovviamente non ve lo spoilerò, dovete guardare il risultato finale. Sono un po' in ansia, ma in realtà sono abbastanza tranquilla perché sono sicura che verrà una bomba, giusto? Verrà una bomba, vero? Quindi niente ragazzi, ora ci mettiamo al lavoro. Ragazzi, mi sa che qua siamo finiti su un altro sito. Sono... Quella gambetta cosa fa? Vado? Ora? Sì, per avere degli scappi, no? No, sei tranquilla, insopportabile. La prima entrata forse poi... Com'è andata? Bene. Tranquilla? Ok. Sì. Vai, che ora puoi farti tutto il tempo così. Dolore da 1 a 10? Da 1 a 10? Da 1 a 10. In quella parte lì forse 7. Ah, quindi bello alto comunque. Sì, lì brucia tanto. Ok. Allora, com'è? Brucia. Brucia? Sì. Come sta venendo il lavoro? Vedere. Possiamo vedere? Certo. Ora sta facendo diciamo un po' la rifinitura. Beh, cioè bello. La rifinitura, sta facendo il, come si chiama, il bordo, diciamo, sì, sì. Il disegno, poi rifinirò. Che peraltro tutto. Ragazzi, alla fine ho deciso, proprio in calcio d'angolo, di fare un'aggiunta della mezzaluna qui e una mezzaluna qua, perché come sapete fa parte anche del mio logo, è un simbolo che mi piace particolarmente, quindi l'ho voluto mettere. Brucia tantissimo, ve lo assicuro. Come senti il braccio? In fiamme? Prima era molto più in fiamme, adesso zero. Ti sei rilassata, sei più tranquilla. Mi brucicchia, ma è normale. È diventato tipo non sensibile ormai a forza di... Sì, forse di, non lo di... sento più, forse questo è quello che è successo. Bella, bella. Fa vedere, signorina. Wow. Raga, tanta roba. Allora, mi ha bruciato giusto la prima parte, tipo questa metà tipo, ha cominciato a bruciare, ma quest'altra mi è stata veramente stra easy ed è venuto fuori veramente un capolavoro, bellissimo ragazzi, cioè veramente tanta roba. Peccato che ho sti nei fastidiosi
Quindi tipo sta mezzaluna non si può chiudere, ma Giorgia cos'è che dice? Che sembra una stellina troppo bella, che sembra fatta apposta, e è proprio calza a pennello, infatti troppo bella secondo me. Però ragazzi, cioè sono stai night, c'ho il braccio che brucia, ma tanta roba, cioè sono troppo contenta del mio tatuaggio, cavolo, non potevo non dedicarlo alle mie SOP, alle mie SOPine. Ora però dobbiamo andare a mangiare, cioè io ho fame, andiamo infatti a mangiare. Andiamo un attimo che poi tocca a me. Andiamo a mangiare. Ora ragazzi, una bella pausetta pranzo. Direi dopo un bel... ci sta. E sì, tu continui a fare la cameraman e mi guardi mangiare. No, e... no. E niente, mangiamo ragazzi. Comunque ragazzi, questo è come si presenta appunto il mio tatuaggio. Come vedete non ho potuto completare, diciamo, la mezzaluna, perché in questo punto qua c'è appunto un neo che dà fastidio, però va bene perché sembra quasi tipo una stellina, quindi ci sta. E qua c'è l'altro mio neo che sembra tipo il serpente che stia mangiando qualcosa, quindi va bene, mi va abbastanza bene. No raga, sono molto contenta, cioè nel senso a me personalmente piace tanto, sono molto soddisfatta, veramente, mi piace veramente tanto, peccato per tutti i stini che ho, ma raga, che ci devo fare, cioè, purtroppo è così e basta. Però veramente, spero che vi piaccia, al momento ora non rende molto bene in questo inquadratura, però volevo far vedere diciamo un pochettino meglio, spiegarmi un attimino appunto cosa ho fatto. E voilà ragazzi, rieccomi qui al punto di partenza dove tutto oggi è iniziato. Considerate che sono le 19 e 5 minuti di sera, quindi si è fatto veramente tardi, sono ovviamente molto stanca, non ve lo posso negare, però ragazzi sono molto soddisfatta del risultato finale, veramente mi piace tantissimo. Vi dico solamente che l'unica forse modifica che andrò ad apportare al tatuaggio è che non appena si sarà diciamo curato correttamente, quindi circa 2 settimane 20 giorni, farò nuovamente un salto al tatuatore e mi farò appunto diciamo scurire ancora di più un po' il serpente, perché ho visto che Giorgio l'ha fatto molto più scuro e diciamo che mi attira molto di più, lo vedo molto più cattivo, molto più cazzuto, quindi sicuramente farò qualche bordino un pochino più scuro. Però raga, il risultato finale secondo me è veramente tanta roba, ci sta tantissimo, sarebbe stato bello anche farlo leggermente più lungo, però in realtà mi va bene perché almeno in questa parte comunque dell'avambraccio posso eventualmente andare ad inserire qualcos'altro, qualcosa in futuro non si sa mai, qualche idea potrebbe sempre venirmi. Ovviamente ragazzi, per me il serpente è un animale, ma un simbolo molto importante, come sapete appunto quando sono su internet, quindi ormai da 4 anni ho sempre avuto come loghi e merchandising sempre a tema di serpi, perché io amo il serpente. Questo perché il serpente è un simbolo di forza e io so di essere una persona che ha veramente tanta forza, proprio per tutti i problemi che ho avuto nel passato e come sono appunto riuscita a risolverli. E inoltre il serpente è significato di cambiamento, io sono una persona in cerca di continuo cambiamento, voglio sempre migliorarmi ogni giorno e fare meglio ogni giorno per avere un presente e un futuro migliore del mio passato. Voglio sempre migliorare, sono sempre in cerca di qualcosa di nuovo. Quindi sì ragazzi, ci sono tanti significati dietro al serpente e molti di questi rispecchiano appunto il mio carattere, ed è per questo che l'ho voluto comunque improntare nella mia pelle. Ed è anche un modo diciamo per avere voi sempre con me, perché comunque come sapete io a voi vi chiamo sempre le mie serpi, perché comunque è il mio logo, è il mio animale, è il mio simbolo del mio canale, quindi per me voi siete le mie serpi. Quindi è diciamo una dedica appunto anche a voi e alle persone che mi seguono. A parte questo, diciamo che ha fatto molto male, soprattutto la parte iniziale, ragazzi, vi giuro, sembrava di avere un lanciafiamme, c'era il tatuatore che diceva vai, brucia, stronza, quindi bruciava tantissimo. Però raga, sono molto tranquilla, non è che stavo lì a piangere, a urlare o altro, quindi tanta roba, sicuramente ne vorrò fare altri, perché ho molti tatuaggi in mente con molti significati profondi, anche comunque rivolti diciamo alla mia famiglia e anche ad altre persone molto importanti, quindi sicuramente arriverà qualcos'altro in un futuro. Io comunque ragazzi spero che questo videovlog vi sia piaciuto e spero che vi abbia fatto piacere il fatto che vi abbia portati con me in questa nuovissima esperienza per me, perché comunque è una esperienza ragazzi completamente nuova e folle, quindi spero vi piaccia. Mi raccomando, se è così lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace il tatuaggio e se volete altri videovlog particolari. Noi ragazzi adesso ci dobbiamo salutare, ma ci becchiamo ovviamente in un prossimo video, già lo sapete, quindi dalla vostra Croatomist e il suo nuovissimo Snake è tutto. Noi ragazzi ci becchiamo alla prossima, quindi bella a tutti ragazzi.